Gentili telespettatori, buona giornata. Benvenuti a questo video di Tele Italia. Il capo del Movimento 5 Stelle, che è Beppe Grillo, senza se e senza ma, il padre padrone del movimento, fa trapelare la sua disillusione. In Parlamento si pensa solo alle nomine, quindi la sua creatura, che doveva essere fatta di superuomini e superdonne moralmente ineccepibili. Stanno pensando solo alle poltrone, quindi quei superuomini e superdonne che lui immaginava non esistono, non esistono, esistono solo nella sua mente. Ma Beppe Grillo insiste, insiste, serve un reddito universale. Che cos'è il reddito universale e perché insiste? Noi abbiamo sfortunatamente il reddito di cittadinanza voluto dai 5 Stelle. Un reddito di cittadinanza che non doveva essere quello che è adesso, non doveva essere assistenzialismo. Cosa vuol dire? Non doveva essere lo Stato che mantiene le persone. Perché che cos'è il reddito di cittadinanza? È lo Stato che mantiene un certo numero di persone, 1 milione, più o meno, 1 milione di persone mantenute dallo Stato. Quindi uno strumento non produttivo. Quindi non è uno strumento che produce reddito, che crea lavoro, è uno strumento che assiste, mantiene. Nell'idea dei 5 Stelle il reddito di cittadinanza doveva essere un inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro. Inserisce o reinserisce questo reddito? Assolutamente no. Che cos'è che fa? Mantiene delle persone che addirittura al sud, dove gli stipendi sono molto più bassi che al nord, molte persone hanno lasciato il loro lavoro per dedicarsi alla percezione del reddito di cittadinanza. Quindi molti hanno detto, facendo due calcoli, qui mi danno 600 euro al mese, nel mio lavoro mi danno lo stesso, per lavorare 8-10 ore al giorno, allora è meglio prendere il reddito di cittadinanza. Allora, io conosco una ragazza, adesso una donna, che a Caltanissetta, ascoltatemi bene, cari amici della Sicilia di Caltanissetta, una donna a Caltanissetta che lavorava in un supermercato. Il datore di lavoro la assume. Ok, questi sono 1200 euro il tuo stipendio. Bene. Che cosa faceva questo datore di lavoro di questo supermercato? L'aveva assunta, ma quando gli arrivava la busta paga, al posto che dargli 1200 euro, gli dava solo 250, gli altri 950 se li teneva lui. Avete capito? Avete capito? Io ti assumo 1200, poi quando ti arriva lo stipendio io ti do solo 250, il resto lo tengo io. Eh? Lì poi c'è un gioco di tasse, eccetera, eccetera, dove ci guadagnava questo signore. Poi, da quello che so, a Caltanissetta, questo imprenditore dei supermercati è stato poi arrestato. Però questa signora guadagnava 250 euro al mese. Questo, attenzione, era 10 anni fa. Era 10 anni fa. Probabilmente col tempo quei 250 sono diventati 350, così. Questo per farvi capire che molti hanno deciso di lasciare questi lavori per dire: io intanto mi prendo il reddito di cittadinanza, dove magari ci guadagno anche di più, per stare a casa tranquilla finché dura, o magari faccio anche qualche lavoro in nero. Così triplico il mio stipendio che avevo. Questo per farvi capire perché in alcune zone d'Italia funziona il reddito di cittadinanza. Quindi è diventato puro assistenzialismo il reddito di cittadinanza, una misura che non va bene in un paese soprattutto come il nostro che è indebitato fino alle orecchie, se non di più, fino all'ultimo capello. Quindi l'assistenzialismo è roba da non so che tipo di stato. Ma nonostante questo fallimento, Beppe Grillo vorrebbe inserire il reddito universale. Dice, con tutti i soldi che arrivano
dall'Europa, si può fare il reddito universale. Il reddito universale che cos'è? Dare a tutti uno stipendio minimo. Ci sono paesi che hanno reddito universale? Sì, adesso non ricordo il nome, è un paese piccolo con 400.000 abitanti che vive sul petrolio, dove c'è il re, l'emiro, non so come si chiama, che passa, stato fatto anche un bel documentario tantissimi anni fa. Un documentario su questo paese, dove per avere la cittadinanza è impossibile. È impossibile. Solo quelli che sono lì, discendenti da persone che sono lì, possono avere questa cittadinanza perché questa cittadinanza comportava, già questo tanto tempo fa, un reddito minimo di 3.000 euro, 3.000, scusate, 3.000 dollari al mese. Quindi in questo stato tu hai il reddito universale, cioè l'emiro, il re, che straguadagna con il petrolio, può permettersi di passare a tutti 3.000 dollari al mese. Poi tu puoi anche lavorare e farne molto di più, però tu minimo hai 3.000 dollari al mese. Questo è il reddito universale in quel paese che adesso non ricordo il nome. Stessa cosa che vorrebbe fare Grillo in Italia e molti, no, questa non è un'idea di Grillo, è un'idea che esiste già da tempo, parecchi economisti parlano, visto che si va verso l'industria 4.0, dove l'apporto umano è quasi nullo, le macchine fanno tutto. Se vogliamo che il mondo sia gestito dalle macchine che fanno tutti i lavori, a questo punto bisogna pensare a un reddito universale, cioè questi guadagni che derivano dall'utilizzo delle macchine, bisogna redistribuirli e fare in modo che la gente possa poi continuare a comprare quei prodotti che vendono le aziende che producono con le macchine. Perché se noi produciamo con le macchine e poi non c'è più nessuno che lavora, non è, il cerchio non si chiude. Quindi l'idea è quella di un reddito universale minimo. È una sorta di reddito di cittadinanza, però dato a tutti, tutti. È come se in Italia si dicesse diamo 350 euro a tutti, questo è quello che si può permettere lo Stato. Reddito universale di 350 euro a tutti. Poi fate quello che volete. Diciamo, non si può vivere. Fate questo. Questa è l'idea del reddito universale, che non è un'idea di Grillo, ma è un'idea già di molti economisti che pensano che si andrà verso un reddito universale. Forse quasi, forse più un'utopia, immaginatevi. Che tutto il mondo, i 6-7 miliardi che ci sono nel mondo, abbiano un reddito passato da tutti i governi del mondo. È un'utopia. Un'utopia non perché non è fattibile, ma non ci sarà mai la volontà di farlo da parte dei governanti. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Grazie e buon proseguimento, arrivederci.